Allora, bentornati. Sono sempre giorni di reclusione forzata, di arresti domiciliari purtroppo, ma non sono giorni assolutamente di immobilismo perché anche in questi giorni è possibile fare delle grandi cose e chiudere delle operazioni di investimento immobiliare. Vi avevo parlato nello scorso video di un momento storico assolutamente irripetibile che è quello della chiusura con gli istituti di credito. Perché questo? Perché in questo momento ne abbiamo già parlato e vi ho già detto che le aste immobiliari sono sospese, quindi in diverse città in questo momento ci sono diversi blocchi, diverse sospensioni. Su Milano, se non ricordo male, è fino a maggio, su altre città è ancora più esteso, addirittura su Roma sono ancora più mesi. Diciamo che ogni tribunale ha dato delle sospensioni differenti, ma la situazione ad oggi è che tutto è bloccato. In questa situazione di blocco e di immobilismo, le banche, in generale i creditori, non riescono a rientrare dei loro crediti e quindi in questo momento storico è un momento irripetibile per andare a fare trattative per offrire liquidità a questi istituti di credito. E non è tutto, perché dal 21 di marzo, con il decreto Cura Italia, sono state introdotte nu nuove agevolazioni per gli istituti di credito. Che cosa dice questa agevolazione? Questa agevolazione dice nient'altro che mentre fino a prima del 21 marzo le perdite generate da una trattativa su una cessione di un credito, vi faccio un esempio, così almeno diventa più comprensibile. Se io cedo un credito di 100.000 euro e lo vendo a 40.000 euro, fino a ieri la banca metteva a perdita 60.000 euro, perché era la cifra che aveva perso in quella trattativa di cessione. Da oggi, invece, con il decreto Cura Italia, ci sarà un credito di imposta del 20% per le cessioni di credito a perdita. Quindi cosa vuol dire questo? Che non ci sarà più una perdita a bilancio di 60.000 euro, ma il 20% di quei 60.000 euro vengono recuperati a livello fiscale. Quindi in realtà è come ridurre in qualche modo la perdita di quella cessione. Quindi dal 21 marzo ci saranno ancora più vantaggi per una banca a cedere un credito e ancora più vantaggi per noi investitori immobiliari a poter chiudere operazioni di acquisto del credito o di stralcio, quindi acquisto del credito o stralcio, perché il sottostante è sempre la stessa cosa. Quindi per tutti coloro che hanno in ballo operazioni di questo tipo, questo è il momento giusto per chiuderla, mai come in questo momento è un momento irripetibile. Per chi ancora non l'ha fatto, mi può contattare per accedere alle mie sessioni di coaching sul sito albertopapa.it, sotto la sezione coaching, e prenotare delle sessioni per poter imparare questo processo che non è immediato, chiaramente richiede delle competenze. Quindi, da Alberto Papa è tutto, un grosso saluto a tutti, un abbraccio, ciao.